Sono già praticabili da diverso tempo, ma venerdì ci sarà ufficialmente il taglio del nastro. Vanno ad aggiungersi a quelli di Bellocchi e Fano 2 gli sgambatoi realizzati a San Lazzaro e Sant'Urso, dove i lavori erano iniziati alla fine dello scorso anno. In uno spazio di circa 45 metri per 30 sono dotati di panchine, cestini per la raccolta degli escrementi, fontanelle e un'area di sicurezza ricavata tra due cancelli d'ingresso, nella quale gli amici a quattro zampe possono essere slegati. Il costo complessivo dell'intervento è di 30.000 euro. Soddisfatta l'assessore Barbara Brunori, che assicura un impegno futuro per realizzarne due all'anno fino a coprire tutti i quartieri della città. La grandezza e il progresso di una nazione si misurano proprio da come si trattano gli animali, diceva Gandhi. E noi che ne siamo un piccolo pezzo, mi viene da dire che siamo una città amica degli animali e anche delle persone che lo frequentano. Venerdì inaugureremo gli sgambatoi di San Lazzaro e di Sant'Orso rispettivamente, mettendo al centro il gioco, perché per noi il gioco è una cosa seria. Il gioco è al centro del benessere di persone, animali, ma di noi tutti, perché giocando si imparano tante cose. Questi sono luoghi dove i cani imparano proprio ad educarsi, gli umani imparano a socializzare, ma c'è anche un momento di forte rispetto e condivisione tra tutti. A rafforzare, diciamo, questa scelta che abbiamo fatto negli anni proprio sono le testimonianze delle tante persone che anche in questi giorni comunque lo stanno vivendo. E lo stanno vivendo, lo dico davvero, perché proprio ieri, mentre ero al supermercato e facevo la spesa, signore che non conoscevo, sentivo che si dava un appuntamento proprio qua. Ecco, questo è proprio il nostro obiettivo, quello di far ritrovare delle persone i luoghi dove possono star bene tutti insieme.